Lo Spirito Santo è quello che muove la Chiesa, è il protagonista della Chiesa viva, ma per molti cristiani oggi è uno sconosciuto, perfino un prigioniero di lusso. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'omelia della Messa del Mattino, celebrata nella Cappella di Casa Santa Marta, commentando il brano degli Atti degli Apostoli con il dialogo tra Paolo e i discepoli di Efeso che pur credendo in Gesù non conoscevano lo Spirito Santo. E anche oggi la maggioranza dei cristiani sa solo che è la terza persona della Trinità e non che è quello che ci invia a dare testimonianza a Gesù, ci muove a pregare e ci porta all'incontro con Cristo. Ma noi nella nostra vita abbiamo nel nostro cuore lo Spirito Santo come un prigioniero di lusso. Non lasciamo che ci spinga, non lasciamo che ci muova. Fa tutto, sa tutto, sa ricordarci cosa ha detto Gesù, sa cioè spiegarsi le cose di Gesù. Soltanto lo Spirito Santo non sa fare una cosa. Cristiani da salotto. Questo non lo sa fare. Non sa fare cristiani virtuali, ma non virtuosi. Lui fa cristiani reali. Lui prende la vita reale com'è, con la profezia di leggere i segni dei tempi e ci porta avanti così. È il grande prigioniero del nostro cuore. Diciamo è la terza persona dell della Trinità e finiamo lì. In questa settimana di preparazione alla Pentecoste, ha concluso il Papa, riflettiamo su cosa fa lo Spirito Santo nella nostra vita e chiediamogli la grazia di essere docili a lui.